Abito alla valle di Mellè. Cavalco il figlio della cammella bianca. Possiedo uno scudo di tarma. La mia pistola è piena di polvere. Una lana rossa di gerba, lunga 10 gomiti, e una fascia di stoffa del Sudan formano la cintura che passa sulla spalla. Mi circonda la vita e tiene sollevata la mia tunica. Metto la mia speranza in Dio. Mi fido di ciò che è dentro il mio cuore. Sono un Tuareg. Nessuno conosce l'orgoglio che è in me. Tuareg significa abbandonati, lasciati da Dio. Furono gli arabi per primi a chiamarli così. Non volevano convertirsi al Corano e raggiungerli dove vivevano, nel cuore del deserto, non era facile. Ancora oggi, anche se ormai tutti si professano musulmani, i Tuareg preferiscono chiamarsi i Mo'ag, essere libero, indipendente. È una parola berbera, come la loro lingua e la probabile origine. I berberi della Tunisia e della Libia, spinti in questa regione dalla prima invasione araba intorno al VII secolo. Nelle inospitali zone raggiunte, i Tuareg furono padroni indiscussi almeno fino all'arrivo degli europei e occuparono tutto il Sahara centrale e meridionale. L'Oggar è un massiccio grande una volta e mezzo l'Italia, situato a circa 2000 km a sud di Algeri, di origine vulcanica. Le sue cime raggiungono i 3000 metri di quota e sono spesso innevate, il che consente un clima meno torrido e delle precipitazioni più abbondanti. Le guide del Sahara parlano degli uomini blu. Noi siamo gli uomini blu. Ma non so cosa voglia dire. Forse lo sporco, forse il colore blu delle stoffe che portiamo, che ci rimane sulla pelle. Qui non possiamo lavarci sempre. Non c'è molta acqua. Siamo qui da 2 mesi, insieme ad altri che sono scesi dall'altopiano e si sono fermati qui. E vicino alla città si vive meglio. Mio figlio è ammalato, ha bisogno di medicine, e a Janet è più facile trovarle. Da qui ci vogliono solo 2 giorni di marcia, ma non potrei vivere lì. E tutte le volte che ci vado perdo la testa. Non sono abbastanza ricco per abitare in città, dove occorre il denaro per tutto. Per comprare il gas ci vogliono i soldi. Qui invece, quando ho bisogno di accendere un fuoco, monto sul mio asino e vado a cercare della legna. E poi noi non siamo cresciuti in città. D'abitudine ci spostiamo sempre da un posto all'altro e accettiamo tutto quello che Allah ci manda. Oggi non è più come prima. Un tempo i Tuareg partivano da qui per raggiungere i grandi mercati in Libia
e si poteva attraversare a dorso di cammello l'intero deserto fino al Sudan. Occorreva un anno intero, marciando giorno dopo giorno. Oggi questo non è più possibile. C'è il problema delle frontiere, dei passaporti, le guerre. Non c'è un solo posto del Sahara dove i Tuareg non siano stati per cercare cibo. Quando viaggiavano e non avevano nulla da mangiare, se incontravano qualcuno sulla loro strada, lo depredavano e alle volte lo uccidevano. Adesso vivono meglio. Una volta mangiavamo l'erba come le capre. Non avevamo mai visto una macchina. Non conoscevamo niente. E la gente viveva così. Un tempo, più cose trovavamo, più ringraziavamo Dio. Ora, più troviamo, più domandiamo. Prima i nostri vestiti erano di pelle di capra, ed era così per tutti. Se uno non aveva niente, anche gli altri non avevano niente. Eravamo continuamente in guerra, anche tra di noi. Ci siamo battuti con tutte le tribù del deserto, da qui fino al Sudan. Vedi questa mano? Non ci sono armi che non abbia stretto. L'uomo non armato non è un uomo. Quando eravamo uniti nella tribù, tutti rispettavano i nostri capi e noi li difendevamo. Ma oggi non esistono più capi. Per lo Stato, tutte le persone sono uguali. I Tuareg sono oggi cittadini algerini e devono rispettare le leggi del governo centrale che controlla il deserto, un territorio senza confini. Qui, a pochi chilometri da Tamar Asset, presso la tomba di un famoso capo religioso, si sta svolgendo una cerimonia in sua memoria. È costume dei viaggiatori di questa regione abbandonare le piste principali e deviare per alcuni chilometri per rendere omaggio alla tomba. È una delle poche occasioni di incontro e di festa. Seguendo la transahariana che attraversa tutto l'Oggar, ci siamo diretti verso le zone percorse ancora da gruppi di Tuareg nomadi. Percorrendo una pista di 400 km, si raggiungono le rovine della roccaforte francese di Fort Gradel. I miei cammelli sono spariti e sto cercandoli. È una settimana che seguo le loro tracce. Sono 30. C'è chi ha 300 cammelli ed è un uomo ricchissimo. Quindi 30 per me sono molti. Senza cammelli è difficile vivere. È l'unica bestia che riesce a sostenere lunghi tratti nel deserto senza bere, anche per 8 giorni. Qui nel forte c'è l'acqua del pozzo. Devi sempre sapere dove è l'acqua quando vai in giro per il Sahara. Questa acqua è buona per i cammelli e per noi. Per voi no. È sporca. Non siete abituati a berla. Abbiamo solo la gerba per l'acqua. Le tende sono all'accampamento, sulla montagna. Ho anche un fucile per cacciare, ma non ho le cartucce. E poi non c'è più niente da catturare qui a Lugar. Ce n'erano molte di gazzelle una volta, vicino al fiume, dopo le piogge. Il fiume può essere molto pericoloso quando piove. Mi hanno raccontato che un uomo è morto, non ha fatto attenzione e l'acqua lo ha trascinato via in un attimo. Così è la vita. Nello stesso giorno uno è contento e un altro muore. Conosco bene Fort Gradel.
Al tempo dell'occupazione, anche noi Tuareg fummo assoldati dall'armata francese. Un giorno un mio superiore mi portò con un gruppo nel deserto e dopo ci abbandonò in un posto senza acqua e senza cibo. Ma per nostra fortuna siamo gente abituata alla sete, alla miseria e alla fame. Quando l'ufficiale andò via, uno di noi cercò subito un pozzo e ritornò con l'acqua e 5 cammelli che qualcuno gli aveva imprestato. Così fuggimo via e quando l'ufficiale tornò con altri soldati, noi non eravamo più ad attenderlo. Abbiamo avvisato la gente del villaggio vicino della presenza dei soldati e ci siamo rifugiati sulle montagne. Questo avvenne 5 anni prima dell'indipendenza. La tecnologia ha ridotto il traffico carovaniero. Oggi il mezzo di trasporto più sicuro e veloce nel deserto non è più il cammello. Camion, jeep e le corriere collegano le città e le oasi che prima potevano essere raggiunte solo percorrendo le insidiose piste nella sabbia. Dei fiorenti traffici di un tempo, oro e stoffe, zucchero e tè, sopravvive oggi solo quello del sale, minerale necessario ovunque, anche nelle località non raggiunte dalle nuove strade. Oggi è raro incontrare delle carovane in viaggio. La siccità degli ultimi anni ha spinto anche le comunità nomadi più irriducibili ad accamparsi vicino alle oasi maggiori e a sostare per lunghi periodi. Alcuni hanno iniziato a coltivare la terra, altri a vendere i prodotti ottenuti dall'allevamento degli ovini. Tutto questo sta mutando la società Tuareg, ma le antiche tradizioni vengono ancora rispettate, così come il rito del tè. Se ne bevono 3 bicchieri. Il primo amaro come la vita, il secondo aromatico, alla menta è l'amore, il terzo dolce come la morte. Quando si è accettato il primo, non si possono rifiutare gli altri 2. E sarà l'ospite a servire l'ultimo, segno che è giunto il momento di lasciarsi. Allontanarsi prima è una scortesia e un'offesa, e la conversazione non inizierà senza aver assaggiato il primo tè. Berlo e fare insieme una stessa cosa, quindi avvicinare i reciproci stati d'animo. In nome di Allah misericordioso, salute a te. Che Allah porti la ricchezza in questo mondo e abbia pietà di tutti noi. Accomodatevi. Le nostre parole che voi registrerete dovrete riportarle fedelmente, così come le pronunceremo. Se le cambierete, nel vostro paese potrebbero ridere di noi. Voi siete amici, la gente che viene qui è tutta amica. Quando partirete, prendete le nostre parole e portatele con voi. Sono le parole dei poveri. Mio nonno è morto qui 40 anni fa, mentre andava a piedi alla Mecca. Noi ogni anno ritorniamo in pellegrinaggio e domandiamo a Dio di perdonare. Prima di morire chiese di non piangere per lui. Così ogni anno facciamo una festa in suo onore, sperando che sia contento. Non ci sono pozzi d'acqua qui. Bisogna fare anche 80 chilometri per trovarne uno. Ma a parte questo, si vive bene. Chiunque viene, arabo o francese, è sempre il benvenuto. Non paga niente per il tè o il caffè. Ma sono poche le persone che passano di qui. Vorrebbero fermarsi, ma come dicevo, non ci sono pozzi per far bere le bestie, quindi possono fermarsi solo pochi giorni. Jeannette è l'oasi maggiore di tutta la regione del Tassili, ultimo centro importante incontrato dalle carovane dirette in Libia, che avrebbero poi affrontato un lungo tratto di deserto completamente arido e disabitato. Basta confrontare i suoi giardini di palme con l'aridità delle montagne che la circondano per capire perché Jeannette è chiamata la perla del Tassili. Thank you.
Se in tutta questa regione una società antichissima come quella Tuareg sta morendo, le 30.000 palme da dattero di Janet indicano una possibile soluzione per il futuro. Un tempo coltivare la terra era riservato soltanto alle tribù vassalle. La casta guerriera riscuoteva le decime ed esercitava il diritto di passaggio. Ma da quando la schiavitù è stata abolita, la terra appartiene a chi la lavora. Non più sottoposta a pesanti tributi, l'agricoltura è oggi praticata con maggiore intensità. I prodotti della terra sono venduti ed esportati e garantiscono agli abitanti di Janet un sufficiente benessere. Il fiume che scorre vicino e l'acqua raccolta nei canali sembrano in grado di superare anche lunghi periodi di siccità. Chi sceglie Janet sceglie la vita sedentaria, rinunciando per sempre al nomadismo. La scelta di vivere in un posto solo fa abbandonare ai Tuareg le tende per costruire dimore più stabili e più protette. Esistono anche case in muratura, ma la gente giunta da poco abita ancora capanne sostenute da pali e formate da numerosi strati di foglie di palma impastate col fango. Il sempre crescente interesse in Europa per il deserto ha fatto di questa oasi anche un famoso centro turistico e dal turismo molti Tuareg ricavano di che vivere. Non è divertente raccontare delle storie quando ci sono poche persone. Bisogna che ci sia un gruppo, così ognuno interviene e dice la sua. Comunque non c'è bisogno di parlare tanto per raccontare la mia vita. Sono una guida, mi occupo dei turisti che arrivano di tanto in tanto. Una volta un ministro venuto qui disse che tutte le guide dovevano avere un posto per mangiare e per dormire. E così anche se fosse arrivato un turista durante la notte, avrebbe trovato qualcuno ad accoglierlo. Io ho fiducia nello Stato. Le promesse del ministro sono state mantenute. Bisogna fare una domanda e poi si ottiene un posto di guida definitivo. Ora abito in una grande casa, sto bene. Vivo come una menocal, un capo tribù. Anche se ora non ne esistono più, ognuno è il capo di se stesso. Prima la Menocal era come un re, comandava su tutto. Ora c'è il governo al suo posto. Ti consiglio di non allontanarti quando esci, perché qui è il deserto. C'è vento per tutto il giorno. Sarebbe meglio per voi andare da un'altra parte, in un posto migliore di questo. Una volta un bambino si è perso e nessuno lo ha più ritrovato. È uscito di casa, è andato verso est e non è più tornato. Proteggono la testa dal sole con un velo di cotone che impedisce alla sabbia di raggiungere il naso e la gola. Ma i Tuareg indossano lo shesh sempre, anche quando non percorrono il deserto. Lo si indossa in vari modi, a seconda del diverso gruppo di appartenenza. Quindi il velo non difende l'anonimato, ma al contrario consente un immediato riconoscimento sociale. Le donne Tuareg non celano il volto, uniche in tutto il Sahara. La condizione della donna Tuareg è molto diversa da quella degli altri popoli arabi. Le ragazze sono educate alla musica, al canto e alla poesia. Si pratica il corteggiamento ed esistono dei rapporti sessuali prematrimoniali. Ma la monogamia è d'obbligo e anche la donna può chiedere il divorzio. In questo caso i figli seguiranno il padre. L'eredità è assicurata dalla ricchezza paterna, ma la posizione sociale è data dalla classe a cui appartiene la madre. Ciò deriva dall'antico regime matriarcale, cioè quando l'erede della Menocal, il principe, era il figlio maggiore della sorella del morto. La società Tuareg è sempre stata divisa in classi. La casta nobile viveva di guerre e razzie e dominava le tribù che provvedevano all'agricoltura e alla pastorizia. Infine venivano gli schiavi, prigionieri di popoli sconfitti, e gli artigiani. Nel villaggio di Idales, nel Logar, si può verificare come i provvedimenti presi dalla rivoluzione algerina abbiano modificato in soli 20 anni un ordine vecchio di secoli. Ai Bella, gli artigiani, i nobili delegavano i lavori più pesanti. Erano schiavi, quasi sempre catturati nel Sudan e nel Niger. Le classi dominanti esercitavano su di loro diritto di vita e di morte. In genere vivevano poco.
Il clima, le privazioni e il lavoro li stremavano presto. Oggi i Bellà producono per sé e continuano ad occuparsi dell'artigianato, possiedono il proprio lavoro e commerciano liberamente. La lavorazione dell'oro e la produzione di lana e di stoffe occupano diverse famiglie, ma quello che rende i Bellà famosi nel Sahara è soprattutto l'arte di forgiare i metalli, attività che da molti anni sono gli unici ad eseguire nell'Hoggar. La capacità di lavorare e dominare il fuoco circondava i Bellà di rispetto e timore. Ma oggi, tuttavia, si guarda piuttosto alla crescente importanza di strumenti utili alla vita domestica e alla coltivazione della terra. Quando il governo centrale lanciò la campagna per la scolarizzazione, la casta guerriera spesso rifiutò di far studiare i propri figli e impose agli artigiani di sostituirli con i loro. I Bellà obbedirono e ora naturalmente questi ragazzi possiedono più informazioni e più potere degli antichi padroni. Attorno ai Deles, il nomadismo non esiste quasi più. Molti dei discendenti di quei guerrieri che dominavano questa regione sono oggi lavoratori dipendenti in qualche officina dei centri abitati. Così come il potere e il lavoro, anche la religione era esercitata da un solo gruppo sociale. Tutti i 500.000 Tuareg sparsi tra l'Algeria e il Mali, il Sudan e il Niger dovevano riconoscere l'autorità religiosa dei marabù. Ancora oggi la tradizione non è mutata. I marabù presiedono ancora l'educazione coranica dei giovani, officiano i matrimoni e i battesimi e sono arbitri in dispute che vengono risolte seguendo le leggi coraniche. Tutte le cerimonie si celebrano alla presenza di un marabù. Ma oggi i momenti di incontro sono rari e coinvolgono solo qualche nucleo familiare e non più, come un tempo, intere tribù. Oh mio cugino, mio bene, io credevo una volta di non amarti, ma quando sono ritornati dicendo che eri morto, sono salita sulla collina dove sarà la mia tomba. Ho raccolto delle pietre e ho seppellito il mio cuore. Il tuo odore che io sento tra le mie mammelle getta il fuoco dentro le mie ossa. I Tuareg vivono oggi un momento difficile, uno dei più radicali della loro storia. E succede che le celebrazioni o le feste più antiche vengano trasformate in fantasie per turisti. Ma in queste occasioni si possono ancora ascoltare i Tuareg intonare i loro canti d'amore e di guerra, canti tramandati di padre in figlio attraverso un codice orale che sopravvive da generazioni. Io non accarezzo il mio collo, non seguo tutti i miei desideri, non faccio ciò che non approva la mia anima. Io non vado a vedere qualcuno che divaga, qualcuno che non ha intelligenza e non ne avrà mai. Io non vado da quella che sa cosa significa passare la notte nelle braccia di chi la inganna. Io non mangio i resti degli altri, né li mangerò mai. Io non mi rivesto di stracci e di pezze. Io non monto un cammello sfinito, rimasto dietro a una carovana e abbandonato. Io monto un animale vigoroso che quando i cammelli partono dondolandosi mi mette in mezzo a loro in prima fila.
andato a morire, non è andato a morire, non è andato a morire.